nel 2003 la mia bisnonna è avuta 100 anni. Per lei la mia famiglia ha fatto una grande festa. Era una grande torta e tutti i miei 40 cugini. Prima dell'evento principale siamo andati a un bel parco. Ci abbiamo giocato a calcio e frisbee per una o due ore. Poi siamo tornati alla casa di mia bisnonna per la festa. Tutti erano divertenti, meno il mio cugino Kai, che era molto arrabbiato perché non poteva mangiare la torta a causa di allergie. Mio zio Robert, il padre di Kai, è andato al supermercato per comprare un pezzo di torta speciale affinché Kai possa sentire incluso. Quando è tornato con la torta, tutti erano contenti ancora perché Kai non piangeva e urlava. Mentre era celebrati, mia nonna era mettere le candele sulla torta. Perché erano 100 candele, la torta era molto affollata. Mia bisnonna ha spento le candele con 3 respiri e abbiamo mangiato la torta. Ho bei ricordi di quella festa perché era un'occasione speciale. Non molte persone hanno una bisnonna che ha una durata di 100 anni. Anche è raro per tutti i miei parenti essere nel un luogo a un tempo. Un avvenimento importante della mia vita è la festa del mio 17° compleanno. È avvenuto da 7 mesi fa, dal 30 ottobre 2015. Ha pagato me per recitare e cantare. 2 attività mi piacciono. Ma benché amavo il mio lavoro, anche avevo triste perché non ho potuto festeggiare il mio compleanno. Però non sapevo i miei amici e mia famiglia pensavano di andare a trovarmi al lavoro. Avevo molto sorpreso! Hanno portato una torta e hanno cantato buon compleanno. Allora, hanno ascoltato di me cantare l'opera e hanno giocato i giochi. Ho dovuto lavorare quel giorno al parco di Canobie Lago. Quando il parco ha chiuso alle 11 di sera, siamo ritornati da me e abbiamo mangiato la cena insieme. Mi sono molto divertita con loro! Ho dei bei ricordi di questo avvenimento perché ho potuto passare il mio compleanno con la gente che amo.